Un DVD di 2 ore per raccontare la Settimana Santa d'Aragona, la più lunga in Sicilia, realizzato dalla TV Web Televideo Aragona, diretta da Simone Costanza in collaborazione con la locale Proloco e le chiese del Comune. 3 settimane di festeggiamenti che vedono i momenti clou nelle giornate di giovedì e venerdì santo, ma ancora di più nel giorno della Domenica di Pasqua con il famoso incontro aragonese, animato dai santoni Pietro e Paolo, conosciuti come San Paoloni, 2 statue lignee alte oltre 3 metri di origine spagnola, vestite di panni e nastri portati sulle spalle. Nelle domeniche successive, il viaggio della Madonna dalla Chiesa del Rosario alla Chiesa Madre e ritorno. Grandi consensi ha registrato il DVD che divulga le tradizioni pasquali del Comune di Aragona in occasione della sua presentazione ufficiale ieri nei locali dell'ex Chiesa del Purgatorio, oggi sede della Biblioteca Comunale. Un DVD per portarla all'estero, che dove ci sono molti aragonesi, specialmente alla Louvière e anche in Germania, anche in America, in modo tale come se fossero qui presenti. Al DVD hanno collaborato anche Nino Seviroli per la recitazione, Giusy Terrasi, curatrice tra le altre cose, dei documentari sulle tradizioni del Tagano e della vestizione dei San Paoloni. È stata alquanto entusiasmante sotto tutti i punti di vista, innanzitutto sotto un punto di vista proprio lavorativo per quanto riguarda il gruppo, perché si è creata una sinergia veramente unica con i miei colleghi. Poi in secondo luogo ho vissuto proprio il mio paese, quello che è proprio la tradizione pasquale aragonese in un modo diverso. Soprattutto in un modo intenso. Le immagini della Settimana Santa 2013 contenute nel DVD hanno già avuto la loro risonanza su uno speciale della trasmissione Sereno Variabile, un lavoro, quello prodotto da Televideo Aragona, nato dalla volontà di un gruppo di amici nel 2004, teso ad allargare i confini di conoscenza della realtà aragonese, che grande soddisfazione sta dando anche all'amministrazione comunale. È stato davvero bello e interessante, ho provato tanti bei sentimenti. Qualche giorno dopo la Settimana Santa, mentre ero in municipio, ricevere le telefonate di diversi emigrati che si trovavano in Argentina, negli Stati Uniti, in Canada, in Belgio, che avevano avuto l'opportunità di assistere sul sito www.televideoaragona.it, proprio dopo qualche giorno poter vedere le riprese delle tradizioni della Settimana Santa aragonese.